Segna con Willy Glass ma solo con colpi di testa. Va bene. Benvenuti a tutti a Partite Obiettivi, finalmente mi sono deciso a portare le partite obiettivi e anche se in questa partita avevo già deciso da tempo cosa fare, continuate a lasciarmi suggerimenti su cosa vorreste vedere. In qualsiasi tipo di richiesta cercherò quelle più interessanti, più difficili magari anche da realizzare e le porterò in video. Ma oggi si inizia con gol solo con William Glass e solo con colpi di testa. Inoltre nella partita non utilizzerò neanche una tecnica speciale, né di parata, né di smarco, né di attacco, né di tiro, né di nulla. Diciamo che William Glass non è proprio il giocatore migliore, è sia a livello 55, ma secondo me contro una squadra di livello 40 se la può cavare. E beh, gli altri giocatori li ho tutti quanti sopra il livello 70, quindi è per questo che ho deciso di non utilizzare neanche una tecnica speciale e cercherò di giocarmela al meglio delle mie possibilità. Insomma, 30 livelli superiori sono tanti, specialmente su primo Inazuma Eleven, che in quanto a competitivo non offre davvero nulla. Quindi ho deciso di prendere William, allenarlo un pochetto, un po' di allenamento ci voleva. Non potevo assolutamente lasciarlo come era di base, anche se poi vedendo le statistiche del portiere, beh, forse non ho fatto proprio la cosa migliore. Ma comunque questa era una prima partita di prova, poi ne ho fatta anche un'altra e la seconda era molto più interessante. Però c'è da dire che William Glass non se l'è cavata affatto male. Correva, il ragazzino correva, era non veloce ai livelli di un Axel Blaze o di un Nathan Swift, ma comunque se l'è cavata egregiamente. Nella prima partita ho segnato solo con gol di testa e quando non era un gol di testa non era un gol per niente, perché la palla cercavo di fare il pallonetto ma il portiere la parava sempre grazie alla tecnica speciale. C'è qualcosa di strano quando fai i tiri al volo. Credo che i tiri al volo, per quanto purtroppo è rotto il primo Inazuma Eleven, non vengano mai parati dalla CPU con una tecnica speciale. O almeno questo è quello che mi è apparso da questa prima partita. Che, devo dire, 5 gol nel primo tempo sono davvero davvero tanti, specialmente con William Glass. Ma come ho detto, era troppo più forte del portiere. La partita si è conclusa con un risultato a mio favore, ovviamente, e quindi ho detto, ma sai che c'è? Saliamo di 2 livelli, proviamo a fare una partita dove il portiere effettivamente ha il livello 50 o anche superiore. E magari la prossima volta giocherò sempre con William Glass, ma con una squadra costruita attorno a lui, funzionale per lui, e magari sfiderò la Zeus, la Ultra Zeus, ma ci penseremo la prossima volta. Ma concentriamoci su questa. William ovviamente ha fatto sempre il suo sporco lavoro. Sono andato molte volte in fuorigioco perché ero frettoloso. Non dovevo esserlo, non ce n'era bisogno, però mi è venuta l'ansia del giocatore dietro che mi stava sempre alle costole di Axel e dovevo passarla per forza a Willy e segnare di testa, che comunque sono riuscito a farlo diverse volte. Ma il portiere, come è successo per il portiere della squadra precedente, ha parato solo con le tecniche speciali i 2 tiri di pallonetto e non quelli al volo. C'è qualcosa che mi puzza riguardo questa scelta della CPU. Non so perché abbiano deciso di farla funzionare in questa maniera. Cioè, i tiri al volo non me li pari, forse il portiere è spiazzato quando un tiro è al volo, non ha i tempi di ripresa necessari. Non lo so sinceramente cosa passasse per la testa agli sviluppatori di quel tempo, ma tanto è che per il momento 2 portieri su 2 non mi hanno parato i tiri al volo. Sono molto curioso invece di vedere cosa accadrà contro la Ultra Zeus. Dai commenti ho visto che William dovrebbe imparare colpo supremo a livello 99, non ne avevo la più pallida idea, ma lo porterò assolutamente a livello 99. Sono deciso a fare una squadra funzionale a lui. La Ultra Zeus dovrebbe stare oltre il livello 70, credo, quindi non supererò il loro cap di livello ovviamente, ma userò giocatori che sono, diciamo, patetici. Non patetico in senso cattivo, ma in senso buono. Perché alla fine,
In Inazuma Eleven, se li alleni, tutti possono essere ottimi giocatori. E vorrei quindi provare a vincere una partita contro la Ultra Zeus, usando solo i panchinari, ecco, chiamiamoli così, i panchinari. Ad ogni modo, amici, questa prima partita obiettivi termina qui. Non so se manterrò questa impostazione, vorrei farla un pochino diversa, magari mostrare tutte quante le info dei giocatori man mano che li affronto durante la partita, in modo da farvi avere un quadro generale più completo di quello che si sta andando a fare e quindi non relegare semplicemente la partita a fai questo, fai quello, che sì, verrà eseguito. Ma ho intenzione anche di darvi degli insight sui giocatori, sul perché sono forti, sul perché sono deboli, sul perché riescono a parare o non riescono a parare un tiro, insomma, queste piccole cose che poi vanno a formare il quadro più grande. Quindi, prossimo video contro la Ultra Zeus con Willy, cercherò di segnare con Willy anche senza tecniche, ci proverò, però squadra funzionale per lui. Il cap della squadra avversaria non verrà superato, quindi cercherò insomma di darmi da fare. Se volete dare altri suggerimenti per altre partite o obiettivi, non mettete l'hashtag come la scorsa volta, ma semplicemente PAB 2 punti è quello che vorreste vedere, ok? Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!